Ciao! Allora, per fortuna che sono ricominciate le collaborazioni perché sapevo che doveva arrivare una box che ti voglio assolutamente mostrare. Allora, intanto ve la presento. Questa è la The Pip Box. È la Quirly Free Beauty Vegan, quindi è una box di prodotti cosmetici completamente Quirly Free e vegan. Che ci interessa, quindi anche l'inci, fantastico. Allora, mi avevano contattato prima di tutto questo casino, poi dopo ovviamente ci siamo fermati e adesso finalmente è arrivata. La voglio scoprire con voi perché è una box ad abbonamento mensile di cui io non ho ancora aperto niente, quindi non so niente, ho semplicemente tolto i dati personali dalla confezione perché arriva proprio così. Cioè, quindi c'è solo l'etichetta con l'indirizzo sopra la box, ecco. Allora, prima di aprirla e di guardare tutto, vi devo dire i prezzi, giustamente. Allora, intanto vi metterò il sito che è thepipbox.co.uk, perché è una box inglese. Comunque, l'Inghilterra fa ancora parte dell'Europa e non c'è la dogana. Interessante. Parliamo quindi di prezzi in sterline, magari faremo una conversione dopo. Allora, è una box che la spedizione costa intanto una sterlina e 50 per l'Europa e per il resto del mondo 3,50. A noi interessa 1,50. La box, sto leggendo dal sito, mensile, quindi solamente un mese, viene 20 sterline più la spedizione, quindi 21,50. Se no c'è l'abbonamento a 3 mesi, che però si paga tutto subito, e viene 55 sterline più la spedizione, quindi più 1,50 euro, e si va quindi a risparmiare per 3 box 5 sterline. L'abbonamento a 6 mesi si paga 110 sterline più la spedizione e si risparmia quindi 10 sterline in tutto, mentre quella annuale viene 220 sterline più spedizione e quindi il totale è come se ci fosse una box gratis se l'acquistiamo singolarmente ogni mese. Altra cosa da dirvi, l'abbonamento sì, rinnovi in automatico almeno che non lo disdiciate voi, ma comunque, dato che io non conoscevo questa box, anche se è bella famosa, ho sentito varie ragazze che la usano ed si trovano bene, possono sospendere l'abbonamento dal loro profilo dati utente, sospenderlo per un mese, per due, oppure possono disdirlo, possono rinnovarlo, quindi è semplice. Altra cosa che vi devo dire. E poi iniziamo a guardare i prodotti perché sarei curiosa anch'io di vedere cosa c'è dentro, veramente. Altra cosa che vi devo dire, sì, è che non ho un codice promozionale per voi, per questa box, perché quello che mi avevano fornito è scaduto, visto che la box è stata ferma tanto tempo perché hanno bloccato la spedizione. Però mi hanno detto le ragazze e me l'ha confermato anche quelli che contattavo per la box, che dopo vi dico tutto, e mi hanno detto che iscrivendovi ai newsletter su tpbox.co.uk ci sono spesso delle promozioni per gli abbonamenti. Ad esempio, hanno appena finito una promozione con la prima box scontata del 50, quindi ci interessa. Altra cosa che vi devo dire, poi ho finito, ed i ragazzi che mi hanno contattato per questa box mi hanno dato dei codici sconto non affiliati, quindi se vi sto antipatica, comprate lo stesso perché non ci guadagno niente. Su vari siti dove si possono reperire anche i prodotti, ma dato che sono vari siti, tutti in inglese e vari codici, ve li scrivo tutti nell'info box. Adesso basta, apriamo questa benedetta box e la apriamo assieme per la prima volta. Quindi, vi ricordo che sono tutti prodotti vegan e quirly free. Così, quindi abbiamo carta. Oh no, questo no, non voglio lo spoiler. E si presenta, bellina. Così, togliamo un po' di roba così la vediamo assieme. Togliamo un po' di questi. Non è che si capisca molto di più. Andiamo a vedere i prodotti. Allora, pesco a caso? Pesco. Il primo che mi salta all'occhio è questo. Che cos'è? Non lo so, ma lo scopriremo.
Allora, Organic Blueberry Glow Mask. Ah, una maschera 40 ml con blueberry sea oil, vitamina E 100% naturale. Ah, anti-aging superfood per la pelle. Quindi è illuminante, anti-aging, rimpolpante ed è completamente vegan, assolutamente sì. Sì, ed è un 40 ml, però noi ci interesserebbe vedere anche il prezzo. Vediamo se c'è. Organic Blueberry, eccola qua. Verrebbe 14 sterline? Wow, perché sì, perché è esattamente è un 40 ml, quindi questo qui varrebbe 40 sterline e io sarei curiosa di provarlo, ma se l'apro, dite che i prodotti vegan, bello il pack, poi dopo, ah, è bianca dentro, non so se si vede, non sa di niente. E comunque la testiamo e vedremo come si comporta. Andiamo avanti a questo punto. Questo qui, prendiamo questo, che è questo, che è Flawless Luxury Body Cream alla Parma Violet da 50 ml, quindi una crema corpo. Ok, da 50 ml. Una crema corpo alla violetta di Parma, guardavo un attimo l'inci, buono l'inci, è un curly free, esatto, e a questo punto sentiamo il profumo, vi ho detto che è un 60 ml, grande anche, sa di violetta, molto delicato di violetta, vediamo se c'è, body Parma Violet, esatto, 4,50, però un 60 ml è bello grande, ok, andiamo avanti, allora voglio vedere questo, Onei Pie Minerals. Ah, un blush minerale. Allora, la confezione è questa. Blush minerale nel colore candy ed è un 3 grammi. Guardavo gli ingredienti. Mica, titanio diossidato. Ok, c'è cioè proprio. Quindi è questo qui, colore candy. Adesso io lo voglio aprire, ho per fortuna che c'è la cartina. Come si apre? Ok, vado a prendere le forbici. Dunque, non avevo le forbici, ma ho preso altro, vediamo. Colore, questo qui. Delicatissimo, proprio delicatissimo, quasi quasi non si vede. E come si chiama? Honey Pie, qua 7,99. Allora, Paretti Paul Pink Matte Shade Soft Feminine Look, ecco, molto delicato, effettivamente sì, è molto delicato. Poi andiamo avanti e adesso sono curiosa di vedere che cosa c'è qui dentro, perché è dentro imballato. Come si apre? NCLA So Rich Vitamina E. Ah, olio per cuticoli alla vitamina E. Ah, oh, la confezione è questa. Con la sua pipetta dosatrice. La confezione. Sto togliendo l'etichetta, sto togliendo tutto, ma non dice quanto è. Quindi a questo punto andiamo a leggere nel foglietto. Che non lo dice. 15 sterline. Così. Ok,
menta, ma è proprio menta, menta. Sa proprio tantissimo di menta. Ma sembra quasi un olio secco, non unge, ci piace. Però è un olio secco, cioè guardate proprio, non unge ed è, ha un profumo di menta, anzi, a me ricorda il ciocco menta, quindi ci piace tantissimo, questo lo provo sicuramente. È la cosa più profumata che ho sentito fino adesso, ma stringiamo che sta venendo un video lungo. Voglio vedere l'ultimo prodotto che io non capisco, però visto che il colore è lo stesso, credo che sia tutto assieme. Non capisco, devo proprio leggerlo questo. Vanilla Orchid Natural Soda Deodorante. Deodorante naturale. Questo qui è alla Ben e Anna, si chiama Natural Soda Deodorante. Aiuto, aiutatemi, non so come funziona questo. 100% d'origine naturale. Non capisco. Oltretutto non capisco cos'è questo. Ah, forse va messo qui. Così. Mamma mia, se sono imbranata. Allora, un vegan. Ah, scusate, la confezione è un 60 grammi. Ecco, la domanda principale ora è: da dove esce? Devo aprire la confezione? No. Cioè, io sono imbranata su queste cose. Intanto vediamo il prezzo, che è meglio. Natural Soda Deodorant con mandarino indiano e vaniglia orchidea, 9,95. Ok, ah, completamente riciclato la confezione. E adesso possiamo anche guardarlo. Ok, ora ho girato ed effettivamente lo spoiler era questo, anche se il deodorante è diverso. Quindi ora mi spiegate io come faccio a... Adesso vado a studiarlo e poi dopo ci vediamo. Ok, nella mia grandissima intelligenza ho capito che il pezzettino andava sotto e cercando di smontarlo per ore... Semplicemente si tirava su e sotto c'è disegnata l'istruzione, quindi apri, schiaccia e applica. Quindi schiacciamo sotto e viene su il prodotto. Ci ho messo non so quanto, ho letto tutto e invece era qua. Sta perdendo un sacco di pezzi. Sa un po' di vaniglia, sì, è solido e poi. Poi si rischiaccia giù. Ah, ok. E si chiude. Ha perso un po' di pezzi, ma non è malvagio. Allora, dunque, concludiamo perché vi ho messo in pausa per motivi vari, perché ho pulito il tavolo e nel mentre ho già fatto il conto con la calcolatrice degli importi. Quindi l'importo totale è di 51,44 sterline e ho fatto anche la conversione, corrisponde a 58,06 euro. Considerando che una box costa 20 sterline, secondo me è un prezzo che ci sta. Io dico, questo olio per le cuticole, che è un olio secco, ha un profumo da paura. Poi, riguardiamo gli altri prodotti. Quindi sono 5 prodotti. Allora, l'olio per cuticole, strapromosso. Il blush, che comunque è un full size, perché è grande. Poi abbiamo il mitico deodorante, che ora che ho capito come funziona, ed è... completamente riciclato, quindi dopo alla fine resta solo cartone dopo, perfetto da riciclare. Poi abbiamo la crema corpo alla violetta e per finire con la maschera blueberry, eccola qua, che anche questa comunque ha una confezione e in cartone alla fine, quindi ci piace anche plastica e cartone, ci piace. Allora, vi ricordo che sotto qui nell'info box vi metto tutti i codici perché ho visto che questi prodotti sono in vendita da vari siti, quindi Fluvless ha il suo sito myfluvless.co.uk, questo che è un altro marco, ma SK Fed ha il
al suo sito e mi hanno dato i codici sconto per questi siti, quindi da poter guadagnare nei vari siti, che sono tutti inglesi, ma comunque sia non c'è la dogana. Quindi, cosa interessante, ve li scrivo tutti in info box. Io ora voglio sapere da voi se questa box vi è piaciuta, se è diversa dal solito, perché ha tutti i prodotti comunque vegan, quelli free, quindi una box completamente naturale. Che è interessante perché è una cosa diversa dal solito dalle altre box. Io ringrazio anche te Pipbox e i ragazzi del team per avermi intanto contattato e mi fatto conoscere una box davvero interessante. E ora lascio la parola a voi, voglio sapere qui sotto nell'info box se vi incuriosisce, se la conoscevate, se ce ne sono altri di prodotti sempre ed è vegan, comunque con buonici interessanti che vi possono incuriosire, e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!